Avevamo letto Dildo Dario, mi sembrava. No. Dildo Dario. Oh, Soleil Sorge. Intanto che esatto. Cazzo, cioè, Soleil Sorge. Perché Soleil Sorge? Quando sono nata di mattina. Ah, sera di sera era tramonta, Sorge. Come sì, cazzo? È luna. Tramonta. Ah, benissimo, sono contento. Poi ho visto anche di Viola. Avete visto questa di Viola? Sì. Avete visto questa di Viola? Sì. Avete visto questa contro di Viola? La scaramanzia. Sì, sì. Benissimo. Sto continuando a ravanare perché le vibra la cartelletta, sto ravanando perché non sento niente, non sento niente. Allora. Soleil Sorge, dunque, lei si chiama Soleil come il famoso circo. È esatto. Parente della donna barbuta o l'hanno truccata così stasera? No. Sì, sono la cugina, la donna baffuta. Perfetto, ah, mica male, c'ha ragione anche lei. Come influencer è molto virale. Questo significa che gli antibiotici non le fanno una mazza? Sì, I guess so. Cosa ha detto? I guess so. No, ma lui parla italiano. Parliamo un po' così, un po' moderni. Adesso! Adesso, non dopo. Adesso! 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 Oh, ma come cazzo la parlate? Oh. Misteri. Lei è nata a Los Angeles, ma è stata Miss Abruzzo. Sa che questo manda in vacca le poche certezze che avevo in geografia? Sono nata a Los Angeles e poi ho vissuto anche in Abruzzo, dove appunto mio padre è okay. Originario. L'abruzzese, quindi l'arrosticino e l'arrosticino. Ammazza. Non so che cazzo dire perché è talmente complicato. Pecorino, l'arrosticino, il Montepulciano d'Abruzzo. Ah, vuoi sposarmi? Delizia. No. Scusate, scusami. A New York ha frequentato un corso di recitazione. Complimenti, trovato chiuso? Beh, complimenti a lei per l'informazione, io in realtà attenzione, ho studiato... Attenzione, no, io ho studiato a Los Angeles, però magari ecco, se la studiavo a New York andava meglio. Ah, forse. Quindi era chiuso a New York, sì, se andavi a Los Angeles. Sì. Tutti i giorni a lunga, quanto c'è da... col monopattino? Da pedalare, da pedalare. È un paio d'ore, se c'è traffico. Com'è la scuola, la scuola di recitazione, quella lì di Los Angeles? Lee Strasberg. È un istituto di teatro. Come cazzo parla? Questa come no. Parla? Dario, non è che può parlare abruzzese tutta la sera, questa. Prova con I guess so. I guess. The cat, il tempo lo risolve sempre nel dubbio. Lei ha partecipato all'Isola dei Famosi 14, quella col divino Thelma. Fu quell'occasione che la Cristoforetti telefonò in trasmissione per fargli i complimenti o ricordo male? Giusto, giustissimo, assolutamente. Sì, si chiedeva come mai avessero lasciato degli alieni partecipare all'Isola dei Famosi e quindi è intervenuta appunto. Ma lei risponde veramente a tutto quello che dico, cioè è meraviglioso. E mi sembra educazione. Anche se dico logaritmo di 16 in base 2, cazzo. Mi hanno detto che se non rispondevo non mi pagavano, quindi... Ah, assicuro di... salutiamo come solito, benissimo. Con l'applauso dei commercialisti riuniti, benissimo, benissimo. Molto bene. Pensavo che era qui per me, vaffancuffia, visto? Allora... Lei ha un'inspiegabile attrazione per i tronisti. È vero che da poco ha messo gli occhi pure su Re Carlo d'Inghilterra? Cioè come tronista. Beh, quello sì che è un trono che vorrei. Quello è un bel trono, ragazzi. Quello è un bel trono, sì. Anche a spingere. Letteratura. Lei ha scritto il manuale della stronza. Lo dico per quelli che non ce l'hanno ancora a casa. Per curiosità, dove lo spongono in libreria? Nella manualistica o nelle stronzate? Vorrei sapere. Ovviamente nelle stronzate. Dicono che lei, pur di apparire in TV, sarebbe disposta a qualsiasi cosa. Mi conferma sì. Che a Masterchef ci andrebbe pure in forma di polpettone ripieno? Assolutamente, confermo tutto quello che dicono su di me. Sì, sì, e almeno magari mi digeriscono, restando in tema. Per quello che è venuta vestita la melanzana stasera. So che usa spesso le maschere di argilla. Sì. Sarà mica per questo che praticamente tutti i suoi ex le hanno detto sei decoccio? Probabile. E togliete queste maschere probabile. E basta. Sì, sì, esatto. Così non vedono la faccia di altro che ho sotto, dai. No, no, preferiamo la tua, quella da adesso e anche quella d'argilla. Quindi quella di coccio. Mica male, sì. Leggo che ha uno stile di vita sano. Sinceramente, lo dico a tutti, sinceramente. Fare Non è la D'Urso, Uomini e Donne e il Grande Fratello VIP Party. Le sembra una cosa sana? Te lo dica la verità. Te lo dica. È da dire però che io ho detto stile di vita sano e non una sana condizione psicologica mentale, ecco. Quindi. Adesso. Esatto. Era questo. Adesso. Geometria euclidea. Attenzione. Tra lei, Delia Duran e Alex Belli si è parlato di triangolo.
Cosa dice? Se porto due amici, lo organizziamo un esagono? Io purtroppo, guardi, mi avrebbe fatto piacere, ma purtroppo, ormai come ho detto più volte, con la geometria ho chiuso, mi sono data ad altre materie come la letteratura, insomma. Altre cazzate? No, certo, questa. Lei è stata niente meno che giudice alla Pupa e il Secchione. Come diavolo ha fatto, dopo un'esperienza di questo livello, a rimanere così umile? Beh, guardi. Ma è così che ti vogliamo, brava. Così, brava. No, guardi, mi consenta di dirle che è stato davvero difficoltoso nascondere la mia magnificenza in seguito alle mie grandi opere professionali, però la mia umiltà mi aiuta. È fantastica, io la sposerei adesso. Tatuaggi, attenzione lo dico al pubblico e anche a qualche autore un po' così. Ok. Lei ha una scritta in sanscrito sul piede. Sì. Si rende conto che col sanscrito mi discrimina di fatto tutti i feticisti che non siano indiani o nepalesi? Qualche miliardo? Touché, ci saranno altre pagine di nicchia che sono più vicine a loro con i tatuaggi. Ha detto touché? Sì. Che è come adesso? Come aggesso, sì. Senti, ma il tatuaggio lo possiamo vedere per far alzare certo. Le certo, siamo qua apposta. Scusate. Ciao feticisti, eccoci qua. Scusate. È quella roba lì. No, è non questa cosa qui. Ho fatto 16 anni, diciamo che sono passati. C'è scritto chi legge aggesso. Prossimamente su Wikifit. Senta, in conclusione, lei ha due cani. Perché adora gli animali in genere o perché sono gli unici esseri viventi che le fanno le feste quando la vedono? Questa è una cosa normale. Un applauso alla nostra Soleil, adesso Soleil. Buonasera. Grazie. Ciao Franco. Che bello. Grazie di essere qua. Prego, accomodati pure. Certo. Che adesso, visto quante, che... Quante ne abbiamo passate insieme? Quante ne abbiamo viste? Mamma mia. Mamma mia, allora, visto che non c'era un momento scusa, di cultura... salutiamo le due abbonate. Visto che non c'era un momento di cultura, Franco, ho deciso di colmare questo buco. Che non è il costrutto migliore da utilizzare in questo caso. Abbiamo sempre nei doppi sensi. No, è un pornatore, allora, è giusto che cioè, diciamo le cose. È un pornatore. Scusate, sì, scusate fuori, cioè, scusate, sei sempre infatti... di fuori. Scusate, lo dico perché. Cioè. Non è per dire fuori dalle balle, scusate un attimo, lo dico perché... Cioè, quindi, noi siamo veramente colleghi, perché lui fa i porno, io li guardo. Quindi mi sembra allora, il minimo. Dario Vergassola! Grazie mille. Benissimo, salve, qua ci siamo. Lasciamo il maestro, noi siamo qua da per un momento mi sono spaventato, perché visto da dietro pensavo che eri nudo. E invece... mi sono però, preoccupato ragazzi io sono leggermente preoccupato perché Dario fa interviste in tempi brevi e i tempi brevi non mi appartengono più. Tu sei a me mi chiamano anche Flash o Pic già fatto non hai so capito? Se posso entrare con la roba lì ci siamo Franco Trentalance benissimo ci siamo omen nomen strana combinazione fare il suo lavoro e chiamarsi Trentalance sa che a me mi chiamano mezza freccetta. La freccetta è meno impegnativa però da lanciare. Si porta meglio, hai ragione, sì, si porta meglio e è più contento. Grazie. Fa anche le battute testa. Allora, bene. No. Senta, la sua prima volta, attenzione, questa è storia, La sua prima volta aveva 16 anni e due gambe ingessate. Si immagina che figurone se avesse avuto ingessata anche la terza, a parte quella del quarto e terza. Però veramente c'avevi le gambe ingessate. Per osmosi, Ma c'avevi le gambe ingessate. Ho fatto un incidente in moto e stimolai l'istinto di questa ragazza, era la mia prima, che aveva un po'... l'istinto appunto da Croce Rossina e... Cazzo, no, con le gambe ingessate, però potevi fare... Però un no, devo ammettere, non feci una grande performance, perché, voglio dire, con le gambe ingessate dovevo andare. Se gli serviva un gessetto, venivo io. Senti, andiamo avanti, allora. Ma perché mi devo dire essere cazzate al volo, tra l'altro? Tra le tipologie di lavoro usurante ci sono quelli in serie e quelli in spazi ristretti. Ci si trova? Questa arriva un attimo dopo, però... Sì, ma poi arriva. Sì, arriva. Comunque lei ha fatto comunque un documentario, questo è lo scoop, ha fatto un documentario. Sì, è appena uscito. Poi. Appena uscito un documentario che tra l'altro si chiama Franco, sarò Franco, e non c'è pornografia, c'è solo lei che racconta. È vero che la gente si alza al cinema e urla troppa trama? Scritta adesso, l'abbiamo scritta adesso. No, In realtà io racconto la mia carriera per un'ora, ma bastava 10 secondi. Ah, yeah, ah, così. Ah, quindi sarebbe bastato quello. Quindi è in inglese. In inglese. È sottotitolato. Sottotitolato. Yeah. Quindi lei racconta quelle cose lì che si fanno, come noi al bar, da anni che lo facciamo, Saro Però Franco. Il dietro le quinte, il backstage.
Sul dietro poi ci parliamo dopo. Bene, siamo avanti. Senta. Posso esternare una perplessità? Certo. Oh, Dario è un amico. L'importante è quanto c'è tra me e lei qua? No. 1,5 metri. Quindi devo spostarmi? No, no. Non c'è mai abbastanza. Adesso non è che va bene qualunque cosa, no? Si muova? Dite. L'altra sera non mi dicevi così, però. Vabbè, andiamo avanti. Touché, touché. Io anch'io ho detto touché. Andiamo avanti. Dante mette i lussuriosi come lei all'inferno. È preoccupato o non vede l'ora di fare una cosa a tre con Paolo e Francesca? Tanta roba sarebbe un trisam impegnativo. Un trisam. Ah, ok, io non l'inglese gioco aiuta. Ah, l'inglese aiuta, benissimo. Abbiamo, sì, siamo rimasti alle cose, benissimo. È giusto trisam, ci piace. Trisam. Ma perché lo guardi come se lo conoscessi? No, no. Scherzo. Io chi? Una curiosità. La talpa, attenzione, le Iene, quelli che è il calcio, Domenica 5, Matrix, Ciao Darwin, non ha mai avuto un po' di pudore a mostrarsi così vestito tutte le volte? Un po' sì, un po' sì. Perché... Non ti dava noia vestirti? Sì, beh, in effetti stare nudi è figo, dai, diciamo la verità. Sì. No? Come le ricorda lei quei 13 anni in cui nell'oroscopo amore e lavoro erano tutta una cosa? Però tu scherzi, cosa c'è di meglio che rendere la propria passione un lavoro? E questo vale per tutti? Io sparo cazzate la mattina alla sera, figurati, è mia, una vocazione. Cioè... Però no, veramente, non c'entra niente, ma la prima volta sul porno, com'è stato? Come c'è, come... La prima volta fu interessante, perché posso dire... Ce lo puoi mimare, no? Lo scherzo, no, cioè... Allora... Nei film, quando c'è un debuttante, non lo fanno lavorare un debuttante lavorare, con un'attrice, perché non è in grado di... Con un manichino? No. No, pensavo che avessero lavorato mia moglie. Si mettono volta più uomini, cioè un debuttante... Metti che tu domani debuttassi. Fantastico, io debutto domani. Cioè, lavoreresti di fianco a me o a lui, cioè pensa, dei professionisti. Quindi mi posso appoggiare quando voglio, diciamo. Posso appoggiarmi, nessuna cosa. Perché tu non hai la pressione della scena, la responsabilità ce la prendiamo noi e tu puoi essere più rilassato, diciamo. E quindi io, come nelle barzellette, iniziai con un francese, un tedesco, uno spagnolo e io. Ah. Ed ero con questa attrice americana. Che non ha riso assolutamente lei, capire. Senta, non voglio entrare nel tecnico parlando di misure, ma sa che io e lei abbiamo gli stessi centimetri? Se io comincio dal tallone... Si può dire con centimetri, si può dare un numero? Dica una cifra dividendo per 4, per favore, perché... No, dica una cifra... È brutto dire i numeri, però attenzione, gli uomini spesso barano che se tu lo misuri da sopra... Non fare dei gesti, non fare dei gesti, che sennò si capisce da casa dell'altro. Da sopra, da di fianco o da sotto, la misura cambia notevolmente. Quindi quando chiedo la misura dovreste dire... Dal ginocchio. Sì, ma misurato dove? Esatto, da dove? Da dove, fantastico. Tu l'hai misurato? Io l'ho misurato, c'avevo... Da sopra, da di fianco? C'avevo il millesimo, che non è... Cioè, non era il metro, era quello millesimale. C'avevo il calibro, un calibro tedesco. Senta, alla mia età c'è un particolare organo che sembra praticamente morto. Cosa mi consiglia di fare, a parte la sagoma intorno a quel gessetto? Un elettroshock. Ma esiste? No, però ci proviamo. Ah, così a quello tipo... cioè, lo perdiamo, benissimo. Senta, chi è stato a letto con lei dice che è come Sting. Ma davvero anche lei produce del vino in Toscana? Cosa la attrae di più in una donna? Attenzione, lo sguardo, le mani o i capelli? Non c'è quella... Non c'è. Beh, le mani, una volta c'era una che aveva i due pollici storti, gonfi e storti. Ah, che meraviglia. L'avete girato con le mani nel cassetto, forse è stato forse brusco. No, e non ha voluto farci niente perché mi impressionava mettere il mio robo in mezzo ai pollici. Hai ragione, che è diventato. Meno male che ridono. Senta, in conclusione ho letto che il suo trucco per ritardare l'eiaculazione è contare più volte gli elementi dei termosifoni. Da ragazzino. Come faccio io? Devo togliere il riscaldamento al pavimento? Assolutamente. Franco Trentalance, signori e signori. Franco Trentalance, Dario Mercato. Maestri. È tutto mano. Noi ci vediamo domani, poi. So che Trentalance, te non lo sapevi, ha invitato voi due una volta a fare una scena porno, è vero? Allora. È lì che avete capito che facevate ridere, cioè... Capitano! Non si fa!
Oh, lui non so perché si è vestito malissimo, quindi ti do la mano. Grazie a tutti. Salve, buona serata. Siccome vorrei fare questa sera l'angolo della cultura, veramente, sì. Mi hanno detto che c'è questo ospite straordinario, non voglio neanche vedere. Cioè, cultura mille, proprio la persona più culturata del mondo, sapiente tutto. Signore e signori, Maria Teresa Ruta. Un applauso a Trevica. Mamma mia! Buonasera! Grazie! Buonasera, buonasera! Prenditelo! Ma io lo prendo, grazie! Sempre bella, eh? Ma quanto l'avete pagato? Zero! Zero! Sono così, cioè, è affetto, è affetto. Io ho fatto le domande per Alberto Angela. Come cazzo l'ho fatto? Vabbè, prova a rispondere, dai! Ma allora è vero che non si trovano ospiti per questa trasmissione? No, ma ce la troviamo. Applauso, Mariotta, che si siede. Potevamo andare via con quell'applauso. Un piacere, nonché un onore. Potevamo andare via. Oh! Maria Teresa Ruta, senta, lei nel 77 vinse il concorso di Miss Muretto di Alassio. Sì. Incredibile. Si trova tra colleghi. Sa che io nello stesso anno vinsi Mister Controsoffitto di La Spezia per questa... Ma davvero? Ma come funziona? Ma è incredibile, come Miss Muretto Controsoffitto, lei mi fa restare di stucco. Mamma! Ah, ci picchia! Ti ha sverniciato, eh? Vado ad andarmene a casa. Ma sverniciato, ma carteggiato, ma fatto tutto. Bene. Senta, Maria Teresa, lei è l'idolo di mia moglie. Senta, nel senso che sono anta? Lo so. Ma cosa ha detto? Cosa ha detto? Non so cosa ha detto. No, poi in montaggio facciamo. È brava, perché senso. Però il problema è che è fuori sincro di due domande. Lei sta rispondendo con l'altra. Scusa. Che succede? Se si può non fumare in sala, che parte l'allarme, sì, cioè... No, è lei? È lì. Scusate, ma pensavo fosse una sirena. No. Ecco, che succede? Salutiamola finché ci riconosce. Arrivederci a tutti. È incredibile. C'è un medico in sala, anzi direi c'è un ottorino in sala che... Senta, lei è l'idolo di mia moglie, l'ho già detto, che la invidia tantissimo e mi ha chiesto di farle questa domanda. Sì. Quanto è bello essere divorziata? Mia moglie ha detto che... Abbastanza. Guardi, anche se il padre dei miei figli è da Goria, bellissimo. Non pensavo prendesse sta piega. Ho finito praticamente. So che ha recitato con Macario e duettato con Nilla Pizzi. Sì. Un complimento. Posso dirle che per avere 115 anni li porta benissimo? Applauso. Non ero bambina quando recitavo con Macario. No, ero già adulta. Aveva già 64 anni. Era pronta per... Anni fa, le elezioni comunali, questa donna ebbe 37 preferenze. Yeah! 37. È vero che in ha un comune di 40 persone. Benissimo. Beh, allora. È tanto. Tutti. È vero che a conti fatti prese meno voti lei delle schede nulle con la scritta siete tutti ladri? Che erano le altre tre del paese, naturalmente, 47. È stata la prima giornalista sportiva donna a intervistare Maradona. Yeah. Col senno del poi, è vero che Maradona è meglio di Pelé o invece aveva ragione l'Agenzia delle Entrate? Per l'Agenzia delle Entrate è meglio Maradona sicuramente. Com'è stata l'intervista con Maradona? Bellissimo, perché lui soprattutto agli inizi della sua carriera. Senta. Era simpaticissimo, insomma, ma anche Falcao, Platini, Boniek, insomma... Ma non ho chiesto i fidanzati, ho chiesto solo... Sua figlia dichiarò, ho fatto da madre e da padre i miei genitori. È una cosa superata o ancora adesso la sua Gwenda gli dà la paghetta tutti i mesi? Cioè? No, io penso che Gwenda si attrezzerà per farmi da nonna anche. Ah sì? Sì. Pensa che trauma, che cosa straordinaria. Lei ha presentato ben 5 zecchini, 5 zecchini d'oro sta ragazza. Ma poi perché non li stroncate da piccoli che poi se no ci smarronano fino a The Voice seguito? Perché non li mandate a lavorare subito? Questa fa molto ridere. No? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si pensa mangi troppo, non porti... Scusate. Sì, ma non è anarchia qua. Però fai tranquillo come fa sto coccodrillo. Canta il coccodrillo. Scusate. È
ecco come fa il coccodrillo. No, dove vai? Dove vai? C'è il coccodrillo come fa? Fa così. Ma così il verso del coccodrillo. No, è che sono due settimane che faccio la dieta per entrare in questo vestito. E che mi sembra che mi sono allargata troppo con te. Triplo salto mortale di mamma. Un'altra volta. Bene, senta. Sì. È impressionante la cincia allegra. E l'indimenticabile Sandro Ciotti la annunciava come il sorriso che non conosce confini. Sì. È un modo gentile per dirle che ride a sproposito, visto... visto che l'abbiamo conosciuta? Sì, 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 sì. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti, però il riso fa anche buon sangue dei cinesi, però mi ha chiamato anche la flemma che non colsi. La flebo? E una finestra sul mondo. Ah, così? La finestra sul mondo cosa sarebbe? E quello che è avanzato quando metto il body tecnico. Ah, quella roba lì. Senta, ha pubblicato il libro Le ricette di Mamma Isola dei Famosi. Un manuale su come cavarsela in cucina per gente con l'attitudine minima. Sì. Le è sembrato furbo insultare così i suoi potenziali lettori? Cosa vuol dire attitudine minima? Perché c'è gente che davanti ai fornelli si sente un pesce fuor d'acqua. Bene. So che lei ha una passione per i cimiteri. Sì. Cioè, lei va nei posti e va a trovare i cimiteri? Sì. Per portarsi avanti col lavoro o perché? Cioè, perché? Perché? Perché va a vedere i cimiteri? No, vabbè, seriamente, perché sono dei musei a cielo aperto. Ci sono dei cimiteri che sono straordinari, e non bellissimi. Si paga. Non si paga. C'è pace e poi leggi gli epitaffi che sono fantastici. Ah, sì? Sì. Nel mio c'è scritto, qui riposa per la seconda volta, perché non so cosa fare. Però quindi, ha detto mia moglie che se gli piacciono le zone morte, io ce n'ho una interessante da farle vedere. Però... In conclusione, lei ha dichiarato, ho bevuto la vita tutta ad un sorso, mi è rimasta tanta sete. Sì. È sicuro che quello che ha bevuto tutto ad un sorso fosse vita e non, cosa ne so, una sambuca, cazzo, la sambuca. Maria Teresa Ruta con Fischio, grazie a tutti. Grazie. Che bellezza. Complimenti. Grande intervista. Grazie, grazie. Mitici, fantastici. Grazie, grazie. È bellissima. Bellissima. E voi che non la volevate neanche. E pensare che questa sera io ero andiamo via la che Ruta di Sparta. Buonasera. Buonasera. Sai qual è la tua poltrona? Sai già qual è la tua poltrona? Ma una vale l'altra. Prova a indovinare. Questa. Bravo, visto un bravo astrologo, ok? Ho previsto bene. Avevi letto che ci sarebbe stata questa intervista. Certo, delle stelle. Puoi accomodarti, Antonio. Grazie. Adesso iniziamo subito, ti farò vedere le stelle con questa intervista. Noi ci sediamo. Ho preparata allora, molto. Sì. Esatto, scusate, bene. Sempre la stessa storia. Vi ringrazio. Grazie a tutti, buona serata. Arrivati da te. Grazie. Fare una volta l'intervista. Passa, dopo, dai, dopo, non è il tuo momento, grazie. Scusate, è il mio momento, sigla, scusami, tanto... Sono facciamo la sigla. Dario Vergasso, senti che entusiasmo, eh. Antonio Capitani, lei è anche giornalista, pubblicista, copywriter, conferma dunque che quello dell'astrologo è il lavoro in cui si spara meno cazzate rispetto agli altri? Confermo, al mille per mille. Ma quante ne sparava prima? Cioè con, un po' meno. Un po' meno, però è sempre quel lavoro lì. No, non si spara cazzate facendo l'astrologo. No, con l'astrologo, beh, meglio fare l'astrologo che lavorare, insomma. Chi lo dice, fratello? Questa lo si dà parecchio, questa ci mancherebbe altro. Senta, io non mi do pace. Se il futuro è scritto nelle stelle, perché per giorni a Sanremo ci hanno sfracellato i maroni col televoto? Cioè, se si sa già come va a finire. Vabbè, il televoto è una cosa losca, quindi sì? Noi comunque non riusciamo ad entrare così tanto dentro i meccanismi perversi. Però riuscite a entrare nelle cose microscopiche, cioè, perciò uno, per chiederle una se gliela dà, fa prima a fargli il segno astrale. Ma può essere una strategia, sì. Sì, a strategia. Bene. Molti leggono puntualmente gli oroscopi anche se dicono di non crederci. È normale che mi succeda la stessa cosa con le tribune elettorali? Cioè che uno sta a sentire le cazzate che dicono e poi... Beh, non so chi detenga però il record di cacchiate fra le tribune elettorali e gli oroscopi. È una bella lotta. Ma senta, lei quella roba fa quelle cose che tipo entra la prima casa, la seconda casa, entra in terza casa... Cioè, quelle cose lì. E adesso che non c'è più il bonus, quelle robe lì... Siamo dei senza tetto. Senza tetto non è male. Bene. Ha scritto un libro sul legame tra medicina e astrologia. Sono curioso, anche voi avete avuto astrologi privati e astrologi della mutua, come noi? No, ci sono astrologi, diciamo così, molto commerciali e astrologi che invece praticano un'astrologia un po' più
colta, didattica. Lei è della prima o della seconda? Nessuna delle due, io sono proprio ma lei, in una sottocategoria. Mi faccio fare un segno da lei, quelle cose lì, tipo a parte Zorro. Ma se mi faccio fare un segno, devo pagare qualcosa? Ma guardi, io ho sempre per curiosità, un'arma. Io ho qua il suo tema natale. Ma veramente? Sì. Come si dice in questi casi, un bel applauso. L'ho già bello calcolato. Ma veramente il mio? È proprio il suo. Cioè, lei ha fatto questo? Io ho fatto questo, ho indagato. Lei è un toro ascendente bilancia, ma già lo sapevo. Toro ascendente bilancia, certo. Sì. La luna è nei gemelli. La luna è nei gemelli? La luna è l'anima. La luna è come siamo noi dentro la nostra parte più fragile, più vulnerabile, l'insieme delle nostre emozioni. Luna nei gemelli, segno dell'adolescenza extra large. Cazzo, mi stai ipnotizzando, lei... lo sento già che mi stai ipnotizzando. No, si sentirà un quindicenne anche a cent'anni. È una bella luna, ce l'avevano Rita Levi-Montalcini, Indro Montanelli. Sì. Ce l'ho io. Trova l'intruso con me, quindi si è scoperto a... Lo scorso mese nel suo oroscopo del toro, cioè il mio segno e anche il suo, diceva la fornicazione è saziante. Cos'è successo? Ho sbagliato lei o non sono più del toro io? Cioè, cos'è successo? Ma lei è un toro, quindi sì, nomen omen. Un toro castrato, direi. Nomen omen. Quindi verranno altri mesi sazianti sul piano fornicatori. Cioè nella vita verranno... No, ma la fornicazione abbonderà. Ah sì? Sì? Anche da solo? Però ci deve mettere un po' del suo. E io ci metto ci sempre deve del suo. Quando vado a fornicare ci metto sempre del mio, guarda. Mi porto anche a cena da solo. Senta, nel 2017 ha partecipato a MasterChef Celebrity. A conti fatti, è stato peggio avere contro Saturno o Cannavacciuolo? È una bella lotta, eh? È una bella lotta. Com'è andata lì? Ma lei non sapeva già divertiti. Chi vinceva. Cosa c'è andato a fare? Non sapeva già chi vinceva... Sai quella barzelletta meravigliosa? Dell'indovino che va, uno va dall'indovino, bussa, l'indovino dice chi è e l'altro dice cominciamo bene. Ho letto che l'ascendente influisce sul modo in cui una persona viene percepita dagli altri. Sì. Sia sincero, le sembro ascendente pirla? Perché c'è ascendente bilancia. Bilancia, ascendente bilancia. Te come sei, ascendente? Non lo so. Ah, bello. Probabilmente cancro. Probabilmente cancro. No, il cancro non mi piace. A nessuno, no? Però quando tocca. No. Questo passa il convento, quindi. Senta, ecco, sì. All'astrologia si sono interessati dei grandi del passato come San Tommaso d'Aquino, Dante Alighieri, Keplero e Jung. Ma anche De André, anche De André, anche Calvino. Ma come mai a un certo punto mi è spuntato lei allora? Perché è arrivato. Perché anche in questo caso, questo passava il convento. Ma quanto passa sto convento? Lei ha scritto che con Mercurio a favore possiamo aspirare a incontri carnali, sebbene rapidissimi. Insomma, Mercurio protettore degli eiaculatori precoci? Delle sveltine. Quindi, questo io pregherò quel Dio sì, se esiste. Delle cose cotte e mangiate. Questa mi interessa. Da un po' di tempo sento dire che c'è un tredicesimo segno, non so se lo sapete, si chiama Ofiuco. Ofiuco. Sac, mi ci identifico molto perché non se lo caga nessuno. Cos'è questo Ofiuco? Ofiuco è una costellazione, non è un segno. Ma che con lo zodiaco non c'entra niente, quindi sono quelle palle astrologiche. Meno male, perché mi ha levato un peso, guarda, mi ha levato un peso. È più leggero adesso. Sì. In conclusione, facciamo in conclusione, lei ha spiegato che le cose non vanno bene quando la luna è in quadratura, cioè col nostro segno a 90 gradi. Ce la vedo solo io la metafora o... Ma è molto più che una metafora. Dario Vergassola e Antonio Capitani. Grazie Capitani. Grazie.